Ed eccoci qui con Crystal e Megan. È una veterana dell'esercito, giusto? Sì, sono stata nell'aeronautica militare statunitense per 9 anni. Wow! Lei è uscita allo scoperto denunciando le attività di geoingegneria di cui è stata testimone. Può dirci come stanno le cose? Certo! Fondamentalmente avevo sentito parlare di ciò che molti conoscono come il termine di scie chimiche. Lavoravo in un settore chiamato ingegneria bioambientale e ho pensato che fosse una follia. Perché avremmo dovuto fare una cosa del genere? Modificare il tempo atmosferico usando materiali pericolosi nella nostra atmosfera? Così, mentre cercavo di confutarlo o smentirlo, mi sono resa conto che proveniva direttamente dal mio ufficio, dato che ero una delle persone che approvavano le sostanze chimiche. Questo scosse davvero le fondamenta del mio giuramento. Ho preso molti campionamenti, ho fatto molte ricerche, indagini, ho spifferato la cosa e ne sono uscita. Ora ho usato le mie credenziali, il mio giuramento e i miei poteri a fin di bene per aiutare le persone a capire che tutto questo è molto reale. È ormai ammesso apertamente. Esistono molteplici forme di modificazione del tempo. In particolare ho scoperto l'iniezione di aerosol stratosferico e dobbiamo capire a livello mondiale che ora lo stanno ammettendo, dicendo che questo è ciò che combatte il cambiamento climatico. Ma il cambiamento climatico di cui dobbiamo preoccuparci è l'ingegneria climatica fatta dall'uomo, la geoingegneria. E quando dice che vengono immesse sostanze chimiche nell'aria, che tipo di sostanze sono che poi fanno sostanzialmente piovere sull'umanità? Metalli nanoparticellati come diversi solfati, bario e stronzio. So che probabilmente è cambiato nel corso del tempo e so che per certe cose usano lo ioduro d'argento. Ma la cosa strana era la quantità e la forma in cui li ho visti arrivare. Sono gli stessi che ho cercato di sviluppare al di fuori del posto di lavoro, per sostituirli con materiali più sicuri. E quando si nota che la cosiddetta scheda di sicurezza, le informazioni di una sostanza chimica, su quali dispositivi di protezione personale indossare, su come smaltirla, su come imballarla per spedirla, quando mancano informazioni chiave, pongo domande. Le mie domande hanno portato a una demonizzazione. Sapevo di aver trovato qualcosa che non avrei dovuto trovare. È una follia. Quindi, immagino che questi metalli sono fondamentalmente tossici per gli esseri umani, giusto? Sì, perché contengono anche alluminio. Molti diranno che queste cose non sono nocive in piccole quantità, ma non si tratta di piccole quantità. E quando si diffonde una cosa del genere su di noi, i tassi di dissipazione dipendono dal tempo e dal clima e poi finiscono negli alimenti e nel suolo. In tutto il mondo, gli impianti di trattamento delle acque reflue non sono in grado di filtrare i farmaci o sostanze tossiche, come vengono chiamate. Quindi, se si coltiva cibo biologico. Si deve tornare alla barriera di plexiglass sulle nostre piante? È terribile. Ecco perché si dovrebbe vietarlo ovunque. Negli Stati Uniti è stato vietato da alcuni stati, e questo è un ottimo segnale, ma la gente dovrebbe davvero svegliarsi, a prescindere da qualsiasi partito politico. Stiamo assistendo a un enorme aumento di problemi neurodegenerativi, come l'Alzheimer. Per le persone affette da malattie respiratorie e asma è molto difficile, e la gente si chiede come mai ora hanno costantemente allergie. Mi è piaciuto ciò che le ha detto sul cambiamento climatico e quello del tempo che stiamo vivendo. Spesso non riusciamo a scindere questo aspetto dalle attività di geoingegneria. Vuole dire qualcosa di più a tal riguardo? Voglio dire, come facciamo ad identificarlo? Ci sono prove che provenga definitivamente da lì? Sì, ci sono luoghi che lo ammettono apertamente. Vi ricordate di Dubai? E poi, quando la gente si è indignata, hanno ritrattato, ma la scatola era già aperta. Il problema è che quando si guardano film con viaggi nel tempo, si dice che se si fa qualcosa e si cambia qualcosa, si innesca un effetto domino. Se modifichi il tempo, sta intervenendo su madre natura. La meteorologia è uno studio molto, molto approfondito. Io ne so molto per via della mia professione di tracciatore di pericoli, ma non ha senso quando si sta alterando la natura su cose che non dovrebbero accadere naturalmente. Abbiamo avuto inondazioni massicce in California e abbiamo un sistema chiamato HARP che si trova negli Stati Uniti. Le stesse persone che mi demonizzavano 5-10 anni fa ora dicono «Wow!» perché vedono che è apertamente ammesso in tutti i nostri documenti statunitensi. Gli Stati Uniti non sono l'unico paese a farlo. Wow, è pazzesco. Beh, grazie mille per essere uscito allo scoperto e per aver fatto sapere all'umanità cosa sta succedendo. Grazie mille, Crystal e Megan. Grazie.